Dunque, prima di completare il discorso di ieri sulle date e poi applicarlo all'esercizio, volevo un attimo spendere 5 minuti a vedere le date che ci separano dalla fine del corso. Okay? Noi siamo qui, 24 maggio. Questa è l'ultima settimana, diciamo, di lezione, no? In cui con le lezioni di oggi e il laboratorio di domani trattiamo l'argomento e, diciamo così, consideriamo chiuso l'argomento sulle simulazioni. Le due settimane rimanenti, saranno dedicate esclusivamente a esercizi d'esame. Quindi dal 30 maggio in poi, salvo eventualmente che magari saltino fuori alcuni argomenti che sono da riprendere, ma per il resto faremo solamente esercizi. In parte saranno esercizi, buona parte saranno risoluzioni di temi d'esame. Quindi abbiamo preso gli esercizi che abbiamo dato per esami gli anni precedenti, prendiamo spunto da lì e risolviamo insieme in aula. In parte invece saranno, come i due laboratori, ho chiamati gli ultimi due laboratori, anziché chiamarlo esercitazione 12 e 13, li ho chiamati simulazione d'esame 1 e simulazione d'esame 2. Ah, simulazione non vuol dire necessariamente con le simulazioni, non so che qua ci potranno essere, ma il significato è che proviamo in laboratorio a fare come se fosse un esame. Okay? Allora, quello che faremo noi, giusto per capirci, per entrare in sintonia, noi prepareremo 4 temi d'esame per questa sessione, è come se fossero 4 esami veri, di cui poi facciamo sorteggio in modo non, senza nessun criterio particolare, 2 li daremo per gli appelli che ci saranno a giugno e 2 li useremo in queste simulazioni d'esame, no? Per dirvi che il tipo di testo che vi troverete in laboratorio in queste 2 settimane sarà dello stesso tipo, della stessa difficoltà, l'abbiamo preparato nello stesso modo in cui prepareremo il testo d'esame. Quindi dovrebbero essere 2 occasioni di prova, diciamo così, di simulazione di ciò che succederebbe all'esame. Allora io vi stimolerei, no, a prendere seriamente queste possibilità, non solo dal punto di vista di cercare di fare l'esercizio, farlo bene, farlo tutto giusto, questo lo diamo per scontato, ma anche sugli strumenti, sulle modalità. So che voi, molti di voi, si trovano bene, si sono trovati più comodi a lavorare sul proprio computer, sul portatile, anche in laboratorio, però l'esame lo dovete fare sulle macchine del laboratorio. Allora, in quelle 2 ultime volte, quindi lasciamo perdere questo mercoledì, se volete fatelo già, ma sicuramente in quelle 2 simulazioni d'esame comportatevi come se fossimo all'esame, quindi non usate il vostro PC, usate quello del laboratorio, il che vuol dire che se avete del codice vostro che volete usare, dei progetti di prova, delle parti, lo potete fare, ma ve lo dovete portare su chiavetta e ve lo caricate sul computer del laboratorio. Domande del tipo: ma dove è installato Eclipse? Ma qual è la password di MySQL e cose di questo genere? È meglio se ce le facciamo in queste 2 settimane piuttosto che farci il giorno dell'esame, che ci fa perdere tempo. Tenete presente che il tempo a disposizione è abbastanza allineato anche con quello che avremo l'esame, anzi qua ne abbiamo un pochino di più, perché l'esame è composto da, poi più avanti quando entriamo proprio nelle simulazioni vediamo il flowchart, vediamo tutti i tempi, però essenzialmente l'esame avrete 2 ore di tempo a disposizione per svolgere il lavorato e con una mezz'ora prima per prepararvi tutto. Quindi noi faremo supponiamo, vedremo quanti studenti sono iscritti, sicuramente faremo dei turni di laboratorio, non riusciremo a fare tutti insieme all'esame. Quindi immaginiamo che sia un turno che inizia ad esempio alle 10, vuol dire che io l'appello lo faccio alle 9.30. Quindi arrivate, avete mezz'ora di tempo per accendere il computer, provare, vedere se tutto funziona, se Eclipse c'è, se riuscite. Il tipico consiglio che vi do è prendete un progettino di prova che avete fatto voi, che usi il database, eccetera, provate a eseguirlo, no? In modo che ad essere sicuri che tutto funzioni. A volte il computer condiviso tra più persone, a volte c'è il computer che si è sconfigurato, non parte qualche cosa, allora in quella mezz'ora lì
vi diamo tempo di verificare se il computer su cui vi siete seduti, no, ha tutto a posto, altrimenti facciamo sempre in modo di avere un paio di macchine libere su cui spostarvi eventualmente, okay? In modo che quella mezz'ora, diciamo, quando si parte, tutti possono partire effettivamente operativamente. E poi la prova dura 2 ore effettivamente, poi c'è la correzione che viene dopo. Allora, il laboratorio dura 3 ore, quindi esattamente praticamente la stessa cosa, con un po' di tempo perso, ma ci comportiamo direttamente allo stesso modo. Okay? Quindi questo è il messaggio che volevo darvi, cominciate a prepararvi, cerchiamo anche di... qui c'è un errore, chiaramente non è squadra 1, squadra 1, ma squadra 1, squadra 2, anzi 2 prima e 1 dopo. Cercate anche di dividervi secondo le squadre, anche chi interpretava adesso la prima squadra delle 8 e mezza come, beh, dalle 9 e quarto, 9 e mezza in avanti comincio a pensarci. Cerchiamo di mantenere un po' i tempi giusto per riuscire a far rendere questa simulazione. Ok, quindi questo era il primo avviso, diciamo, importante. Il secondo avviso è questa data qui del 6 giugno in cui abbiamo fatto un altro scambio di lezioni con gli OI. Voi sapete che a lunedì alle 8.30 avete il benvenuto mattutino della settimana del lunedì mattina da parte degli OI. Ecco, ci tenevo anch'io almeno una volta, no, a vedervi il lunedì alle 8.30. Quindi il 6 giugno vi arriva poi la mail, così lo vedono tutti. Alle 8.30 ci sarà tecnica di programmazione e invece alle 10 ci sarà, si chiama, reti di calcolatori e programmazione web. Semplicemente lo scambio d'orario. Perché questo scambio d'orario? Perché in quel giorno, il 6 giugno, in Aula Magna, sarà consiglio di facoltà, c'è una giornata di presentazione delle lauree magistrali del settore ICT. E io devo andare a presentare ingegneria informatica alle 10.10, quindi abbiamo fatto uno scambio di orari per incastrarlo. No, ve lo dico non per farvi i fatti miei, ma perché se qualcuno di voi è interessato in termini di laurea magistrale a passare al settore ICT dal settore gestionale, quel giorno può venire a sentirci, sarà poi una, se poi vi interessa ve la condividono, ci sarà poi un'agenda in cui in ogni orario, in ogni fascia oraria c'è una laurea diversa, c'è una laurea in informatica, in elettronica, in meccatronica, ICT for smart system e così di questo genere, no? Tutte le lauree del dipartimento di elettronica e del dipartimento di automatica e informatica sono presentate in quella giornata. Quindi se vi interessa potete andare a sentire e a parlare con chi organizza e chi propone i corsi. Il 6 giugno, lunedì. Fine delle premesse. Ok, invece andiamo avanti con il nostro problema pratico sulla gestione delle date. Allora, ieri un po' di corsa, abbiamo messo insieme tante cose e abbiamo capito un messaggio che se usiamo i tipi di dati forniti, offerti da Java 8, la nostra vita sarà più semplice. Ma ci saranno alcuni momenti in cui dovremo fare il conto con il passato, con alcune librerie che ancora non si sono convertite ai tipi di data e ora di Java 8. Uno di queste riserve indiane ancora in cui non è arrivata la modernizzazione è quella dell'interfacciamento col database. Allora, noi quando parliamo di date, abbiamo dato in un database, in realtà dobbiamo tenere presenti 3 livelli diversi, date e ore ovviamente. Uno è cosa dice lo standard SQL. Andate a prendere il librone che dice che definisce SQL, definisce una certa serie di tipi di dati con i loro comportamenti e una certa serie di funzioni standard per poterci lavorare. Poi però non esiste nulla che sia lo standard SQL, esistono i singoli database. In particolare noi usiamo MySQL che implementa i tipi temporali in modo diverso, non del tutto conforme allo standard, ma questo qualunque database. Se andate a vedere le parti delle date delle ore sono quelle in cui i vari database differiscono di più. E quindi dobbiamo capire lo standard cosa dice, dobbiamo capire MySQL che cosa fa. Ma poi non basta, perché noi non andiamo direttamente a parlare solamente con MySQL, scrivendo le query in SQL, perché poi queste query noi le generiamo e le analizziamo i risultati dal codice Java. Quindi di mezzo c'è ancora JDBC.
che farà le sue conversioni di tipo dal mondo SQL, anzi in particolare MySQL, al mondo Java. Quindi, mettendo insieme questi tre livelli, che cosa salta fuori? Allora, partendo dallo standard, questi sono i tipi di dato che SQL definisce come tipi standard, quelli principali perlomeno. C'è un tipo date che gestisce solo le date. C'è un tipo time che memorizza solo gli orari, l'ora, minuti, secondi e frazioni di secondo. Poi c'è un tipo definito dallo standard SQL che si chiama timestamp, che sarebbe l'unione di un date e un time messi insieme. Quindi hanno sia la data che l'ora. Poi ci sono dei tipi di dato estesi che sono with time zone, quindi lo definisci timestamp with time zone oppure time with time zone, in cui l'orario, anziché essere interpretato come normalmente nell'ora locale, è interpretato in un fuso orario esplicito. Questi sono i tipi definiti dallo standard. Tutto sommato semplici. MySQL fa una cosa leggermente diversa. Allora, il tipo date dello standard, c'è anche in MySQL, si chiama date, che sono dei valori che hanno la parte data, la porzione data, ma non hanno la porzione tempo. Con un range un po' particolare, nel senso che dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31/12 dell'anno 9199. Beh, sul 9199 non ho grossi problemi, sull'anno 1000 non si capisce mai perché debba esserci questo limite, ma c'è. Se fosse uno storico comincia a crearmi qualche problema. Poi, il tipo che lo standard chiamava timestamp, cioè data più ora, non esiste in MySQL, ma esiste un tipo che si chiama datetime, che fa più o meno la stessa cosa. Data e ora messo insieme. Ovviamente col range di date che è quello supportato dalla variabile date. Per complicare le cose, MySQL definisce anche un tipo di dato che si chiama timestamp, ma che non fa la stessa cosa di quello che vorrebbe lo standard. Timestamp contiene anche lui data e ora, con un range diverso, quindi va dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 2038, perché quello rappresenta il numero di millisecondi dall'epoca, quindi è il numero intero. Ho il limite del 2038 perché lavora solamente su 16 bit anziché su 32 bit anziché su 64, quindi va in overflow nel 2038, no? Nel 2038, perché ci sarà una bella grana andare ad aggiornare tutti i sistemi che contavano il tempo su 32 bit, e ce ne sono tanti in giro, un po' come voi non avete vissuto molto, ma l'anno 2000 in cui c'erano da aggiornare tutti i software che lavoravano solamente con due cifre dell'anno e non quattro cifre. Quindi questo tipo timestamp è diverso, è un'alternativa a datetime. Mentre datetime memorizza separatamente anno, mese, giorno, eccetera, invece timestamp è semplicemente il numero, se vogliamo, quello più efficiente, ma anche quello meno più lontano dallo standard. In più, meglio non usarlo, ma esiste, i tipi timestamp e datetime, soprattutto il tipo di timestamp è stato inventato per questo, hanno la possibilità di auto-inizializzarsi ed auto-aggiornarsi. Cioè, nelle prime versioni di MySQL, poi questo non è più stato reso una funzionalità automatica per default per riuscire ad avvicinarci un po' di più allo standard, ma nelle prime versioni di MySQL, se tu definivi una colonna di tipo timestamp, il valore di quella colonna veniva automaticamente aggiornato tutte le volte che quella riga veniva inserita o modificata. Beh, cancellata no, perché cancella anche la colonna. E quindi in automatico, gratis, senza fare nessun lavoro, avevi sempre una casella che diceva la data, anzi l'istante di ultima modifica di quella riga. E poteva servire, poteva tornare utile. Questo chiaramente è totalmente inventato da MySQL, non è parte di nessuno standard, e quindi via via l'hanno qualche modo disabilitata questa funzione, e se vuoi riabilitarla lo puoi fare in questo modo. Poi ci sono
una variabile di tipo time, cioè un tipo di dato di tipo time, che è diverso, si chiama come il time dello standard, ma non si comporta nello stesso modo. Perché il tipo time in MySQL è stato pensato sia per memorizzare l'ora della giornata, quindi va dal 0:00 alle 23:59, come lo standard fa, ma in più hanno pensato, ma questa variabile di tipo time la possiamo usare anche per misurare intervalli di tempo, che non necessariamente devono rimanere entro 24 ore. E quindi l'hanno già messo dentro un numero intero, in millisecondi, e quindi questo numero intero va in positivo o in negativo fino a circa 800 ore. Quindi se pensate che in un variabile tipo time, nello standard, provate a scriverci 25 ore e lei ve la tronca, ve lo mette a 1, perché avete fatto il giro del 24, se qui invece in MySQL scrivete dentro 25, rimane 25. Quindi questo tipo è un tipo con doppia funzione, sia l'orario del giorno sia un intervallo di tempo. Poi ci sono dei sottotipi, ad esempio il tipo anno, che può essere rappresentato, e questo è un inganno, dice è un anno che normalmente rappresento su quattro cifre, però questi simpaticoni di MySQL, per risparmiare spazio non si sa bene perché, hanno deciso che le variabili di tipo anno, year, erano memorizzate su un byte solo. Allora, un byte solo ha 256 valori diversi massimo. Come faccio a memorizzare un anno su quattro cifre? Dovrei arrivare fino a 9.999, non mi bastano 8 bit. Allora loro hanno detto, vabbè, loro memorizzano su un byte e se il valore del byte è tra 0.69 lo converto nel ventunesimo secolo, se tra 70 e 99 lo converto nel diciannovesimo secolo. Una porcata immane. Potete immaginare, perché se io voglio memorizzare 1969 non posso, e neanche il 2070. Anzi, se rischio di farlo, incremento di uno l'anno, torno indietro di un secolo, così di questo genere. Allora, questi sono, posso usare la parola schifezze, che si sono accumulate negli anni, fin dalle prime versioni, poi per ragioni di compatibilità sono rimaste. Schifezze che noi possibilmente cerchiamo di dribblare, di evitare, cerchiamo di lavorare, conoscendo un po' come sono le cose, lavorare un sottoinsieme in cui lo standard e MySQL, tutto sommato, coincidono, fanno le stesse cose, fanno cose di buon senso, che evitano di andarci a nascondere dei bachi in luoghi impensabili. E poi in questi due livelli dobbiamo aggiungere poi il terzo, perché noi non interagiamo direttamente con MySQL, ma ci interagiamo per tramite del connector. Quindi anche qua di nuovo, se vogliamo, ci sono due livelli. Da un lato c'è la definizione dei tipi di dato che ci dà JDBC. La libreria JDBC, ricordiamoci, come libreria è agnostica, neutra rispetto al tipo di database. Quindi definirà dei tipi che si conformano abbastanza, il più possibile, allo standard SQL. Non può la libreria JDBC andare dietro ai singoli dettagli, alle singole stranezze di ogni singola implementazione di database. E il connector, in questo caso il connector di MySQL, deve in qualche modo adattarsi verso l'alto, cioè verso Java, ai tipi standard, e verso il basso al database opportuno. No? Quindi vediamo cosa fa. Allora, in JDBC sono definiti tre tipi di dato, che stanno all'interno del package java.sql, lo stesso dove ci sono le altre interfacce JDBC. Questi tipi di dato, che sono JavaSQL date, JavaSQL time e poi c'è un JavaSQL timestamp, sono per quanto possibile corrispondenti, paralleli ai tre tipi di dato standard, date, time e date time, delle SQL standard che abbiamo visto un paio di minuti fa. Quindi se ho un database con una colonna di tipo date, i suoi valori vengono mappati in java.sql.date. Se ho un database con una colonna di tipo timestamp standard, viene mappato su java.sql.timestamp. Questo in teoria, perché abbiamo già capito che in pratica già, ad esempio, noi con MySQL una colonna di tipo timestamp non ce l'avremo mai,
semmai abbiamo una formula di tipo date time, che più o meno funziona nello stesso modo. E poi, quindi, verso il mondo SQL, so già che ciò che troverò sotto non sarà mai esattamente conforme a questi tre tipi standard. Verso Java, andiamo a vedere cosa ha fatto la libreria JDBC. Ovviamente la libreria JDBC si è dovuta mappare sui tipi di dati esistenti quando è stata inventata la libreria JDBC. E quindi hanno detto, vabbè, il tipo date lo mappo su date. Cioè, di fatto, java.sql.date è una sottoclasse di java.util.date. Ma java.util.date, abbiamo imparato ieri, che è un istante di tempo. Contiene sia la data che l'ora. Allora, quando io leggo una query, in una query, una colonna di tipo data, e JDBC mi ritorna un oggetto java.sql.date, questo oggetto java.sql.date in realtà è un java.util.date in cui i millisecondi sono messi a zero, o le minutosecondi sono messi a zero. E purtroppo non è che non ci sono, sono messi a zero. Perché questa roba qua, la spostate in un fuso orario diverso, vi cambia la data. Idem, se vogliamo peggio, Java SQL Time, di una colonna di tipo time, ti ritorna un oggetto java.sql.time, che è bello, che è carino, ma se vai a vedere dentro, in realtà lui è un tipo di java.util.date, che quindi ha sia la componente data che la componente ora. E la componente data viene messa a zero, no, proprio zero no, perché non esiste una data zero, viene messa alla prima data utile, che è l'oggetto date è in grado di trattare, cioè il 1 gennaio 1970. Quindi se in una colonna di database c'è scritto una colonna di tipo type alle ore 13:28, quello che vi salta fuori in Java sono le 13:28 del 1 gennaio 1970, non 13:28 e basta. E poi sta a voi, a livello di programma, riuscire a ignorare quel 1 gennaio 1970, che però c'è. E quindi non devi mai usare quel valore, ma devi usare sempre i singoli campi, no? Quindi purtroppo tutti i mali vengono a convergere qui. L'unico che tutto sommato si salva è timestamp, che poiché ha una data e un'ora, a parte il fatto che in MySQL si chiama date time, non timestamp, ma poiché lui la prende una data e ora, gli va bene mapparsi su java.util.date, tranne che java.util.date ha la precisione del millisecondo e timestamp invece ha la precisione del nanosecondo. Allora, in realtà, l'oggetto timestamp è una sottoclasse di date in cui viene aggiunto un secondo campo che conta i nanosecondi all'interno del microsecondo, cioè le frazioni di microsecondo. No, cioè di millisecondo. Date lavora a millisecondo e poi ha un numero che è tra 0 e 1 milione che mi conta i nanosecondi all'interno di quel microsecondo. E quindi in realtà ho due campi diversi. Se andate a vedere la definizione di timestamp, avete dei metodi, avete un getTime che restituisce un long e poi un getNanoTime che restituisce i nanosecondi. Quindi. Allora, questi tre tipi sono i tipi di input e di output con cui parlare con il database. Quindi se avete un database che è una colonna di tipo date o time o dateTime, avete un resultset.get, quando fate un getDate, getDate non restituisce Java util date, ma restituisce Java SQL date. Poi sta a noi riconvertircela nell'oggetto che ci serve, perché in realtà, visto che sono tutte sottoclassi, un Java SQL date è anche un Java util date, quindi lo possiamo usare direttamente così. Ma in realtà sappiamo che è di più, è qualcosa di leggermente diverso. Questi sono i tipi con cui abbiamo a che fare. E quindi, mettendo insieme tutto, il percorso da MySQL a Java, che cosa fa? Allora, se una colonna MySQL di tipo date viene simulata come un oggetto Java SQL date. Se una colonna di tipo time, a parte il fatto dell'andare oltre le 24 ore, viene restituito un oggetto di tipo Java SQL time. Se una colonna o di tipo date time o di tipo timestamp, viene restituito un oggetto di tipo Java SQL timestamp. Tutti e tre sono sottoclassi di
Java util date. Questo qua è il mapping che abbiamo. Here non guardiamolo neanche, è talmente schifo. Questi sono i tipi con cui dobbiamo usare per interfacciarsi col database, perché JDBC è fatto così. Se noi non vogliamo usare questi tipi, perché comunque sono figli di date che fa schifo già di suo, dobbiamo il più presto possibile prendere questo oggetto e trasformarlo in un local date, in un local time o in un local date time. E viceversa, quando scriviamo dei dati nel database, dobbiamo lavorare il più possibile nel nostro codice con local date, local time, local date time, e il più tardi possibile convertirlo in oggetti Java SQL subito prima di inserirli nella query, perché nella query devo inserire per forza oggetti di quel genere. Ok? Cioè usare le funzioni di conversione dai tipi vecchi ai tipi nuovi, anche qua, che sono state aggiunte ai tipi Java SQL nativi. Quindi anche qua, così come ieri abbiamo visto che ai tipi java.util.date con l'introduzione di Java 8 sono stati aggiunti 2-3 metodi che permettessero di convertirli verso i tipi nuovi, la stessa cosa succede con i tipi SQL. Quindi all'oggetto timestamp sono stati aggiunti questi metodi che parlano instant o parlano local date time, e all'oggetto a Java SQL date sono stati aggiunti due metodi che parlano local date. Allora, questo lo riassumo in questa figura da tenere presente, no? Come bignamino quando dobbiamo fare le conversioni. Qui noi abbiamo dei tipi local date o instant, ad esempio qua sulla sinistra. Non ho messo local time perché è talmente raro dover lavorare con un orario senza data, che non volevo complicare la figura, ma una cosa analoga c'è anche sul local time. E qui ci sono le varie funzioni di conversione. Se volete passare da una variabile di tipo Java time local date o Java time instant, da e verso una variabile di tipo Java SQL timestamp o Java SQL date. Cioè tutte le frecce possibili supportate. Quindi tipicamente, se io voglio inserire una data, per dire un database, io avrò una local date e col metodo java.sql.date value of mi trovo l'oggetto date. Date come Java SQL, non come Java util date. E l'oggetto date lo posso usare nel mio set date del prepare statement. Viceversa, quando faccio una query e ho un risultato di tipo data, uscirà fuori quando faccio il getDate un oggetto di tipo Java SQL date, a cui chiamo direttamente toLocalDate per ottenere l'oggetto localDate. E quindi i metodi, diciamo così, come regola nostra operativa, i bin che facciamo, le classi Java, e i metodi del DAO, facciamo in modo che parlino con l'esterno solamente con tipi java.time. Quindi in un bin non memorizzo mai un java.util.date, tantomeno un java.sql.date, abbiamo già imparato tanto tempo fa che Java SQL non deve mai uscire dal DAO, ma sempre java.time.qualcosa. E anche i metodi del DAO avranno un'interfaccia di ingresso e uscita di tipo Java time, e se internamente devono usare Java SQL lo fanno, ma internamente i metodi del DAO. Allora, vediamo subito con un esempio, e quindi facciamo adesso un esempio in cui approfittiamo sia per esercitarsi sull'aspetto delle date, con un esercizio che abbia a che fare con le date, sia per esercitarsi sull'argomento delle simulazioni. Allora, che esempio vi propongo? Vi propongo questo esercizio qui, che è tratto, l'anno scorso l'ho dato come simulazione d'esame, quindi era nuovo dell'anno scorso, non all'esame ma in simulazione di laboratorio. E ingrandisco un po' così si riesce a leggere. Lavorava su un dataset che non abbiamo ancora usato, quindi è nuovo, cosiddetto del bike sharing. No?
Queste signore di San Francisco gestiscono, cioè Bay Area Bike Share, gestiscono un servizio bike share, un po' come quello che c'è qua a Torino, nella Bay Area, quindi nell'area della Baia di San Francisco. A un certo punto hanno deciso di fare una sorta di concorso, una challenge, per dire vai, fateci vedere, ci sono dei programmatori che sono in gamba a fare delle applicazioni che siano legate, che possono essere usate dal bike sharing, noi vi mettiamo a disposizione i dati e voi provate a fare le operazioni. E quindi come parte di questa challenge che hanno lanciato hanno rilasciato dei dati relativi a due annualità, dall'agosto 2013 all'agosto 2014 e dal settembre 2014 all'agosto 2015. Quindi abbiamo praticamente 2 anni interi di informazioni sull'utilizzo delle biciclette nell'area di San Francisco, gestite da questa associazione, da questa compagnia ovviamente. Allora, non andiamo a vedere i dati nel formato originario, era un formato CSV con tutta una serie di informazioni, io già li ho presi, li ho ripuliti, li ho messi in SQL, tanto per semplificarci la vita, non perdere tempo dietro a questa cosa, e in SQL il dataset contiene 2 tabelle, una tabella che si chiama Station, e la tabella Station contiene le informazioni sui punti di interscambio installati, cioè i luoghi in cui puoi andare a prendere o posare una bicicletta. Ciascuno caratterizzato dal nome del posto, le coordinate latitudine e longitudine, il numero di posti bici disponibili, in un campo chiamato Dock Count, e la città in cui è stato installato, in una colonna chiamata Landmark. Poi c'è una seconda tabella, Trip. Trip rappresenta i singoli viaggi compiuti con la bicicletta. Quindi la tabella Station è formata da tabella statica. Ogni volta che una bici viene presa e riportata, si aggiunge una riga, c'è una nuova riga nella tabella Trip. Trip registra la durata di ciascun viaggio, espressa in secondi, insieme alle stazioni di partenza e di arrivo, quindi la bicicletta è stata presa qui, posata qui, con la data e ora di presa e data e ora di riporto. E in questo caso anche l'identificativo numerico della bicicletta. Quindi il database ha una struttura di questo genere. Dove siamo? Ho sbagliato cartella. No, abbiamo queste 2 tabelle, Station, che contiene uno Station ID, nome, latitudine e longitudine, Dock Count, teniamolo presente perché ci serve, cioè quanti posti ci sono, nome della città, poi c'è la data di installazione, ma direi che non ci interessa. E poi ci sono le varie trip, ciascun viaggio ha un identificativo intero, una durata che è un intero, e poi l'informazione sulla partenza, start date, start terminal, start station. Allora, questo è, attenzione ai nomi, lo chiama start date, ma in realtà è un date time, quindi data e ora di partenza. La stazione di partenza come intero, e quindi si mappa sullo station ID, e anche la stazione di partenza come stringa che corrisponde al nome della stazione, c'è un po' di ridondanza, questo campo qua non servirebbe a niente, però c'era nel dataset, l'ho lasciato. Poi la stessa cosa sull'arrivo, l'arrivo è data e ora di arrivo, di restituzione della bicicletta, in quale stazione come intero e in quale stazione come nome della stazione destinataria. Numero della bici che è stata presa, quindi ogni numero matricolo di ciascuna bicicletta, e vabbè, gli ultimi 2 sono dati che tra l'altro non sempre ci sono, hanno a che vedere con l'abbonato, cioè chi l'ha presa questa bici. Quindi il tipo, non c'è la matricola di chi l'ha abbonato né il nome, c'è solamente il tipo di abbonamento, quindi un abbonamento annuale, permanente, un viaggio solo o altro, e il codice postale di residenza di questo tizio qua. Direi che interessano poco, anche perché se poi lo guardate non sono completi questi dati, non ci sono sempre. Allora, queste cose qui io le ho già messe in SQL sotto forma di queste 2 tabelle,
tabella station e la tabella trip, si possono vedere alcuni dati, ad esempio per la stazione, l'ID, il nome, latitudine e longitudine, sono longitudini molto diverse dalle nostre perché siamo a San Francisco, e dock count, che è il numero di stalli disponibili in ciascuna fermata, in ciascuna station. Landmark della città, vedete che le città sono 4-5, non molto di più: San José, San Francisco, Palo Alto, Mountain View, Redwood, e basta, direi. E beh, data di installazione, ovviamente sono tutte precedenti al 2015. E poi ci sono le singole trip, durata del trip, vedete start date, che è un data ora, i secondi non ci sono, sono sempre a zero, però. E ci dice ad esempio che in questo viaggio è durato 1000 secondi, 1032 secondi, è stata presa questa bicicletta dalla fermata 69, che corrisponde a San Francisco Caltrain 2, alle ore 11.31 del 29 agosto 2013, e è stata restituita alla fermata 69, cioè la stessa fermata dove l'ha presa, ha fatto un giro e poi è ritornata dove l'ha presa, l'ha restituita dove l'ha presa, è ovviamente possibile, alle 11.48 dello stesso giorno. 11.48 prima erano le 11.31. E poi ci sono i dati sull'abbonamento. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Cosa ci chiede su questi dati l'esercizio? L'esercizio ci chiede di fare due cose diverse. Prima cosa, questo è un 2, non è un 1, scusate. Permette all'utente di selezionare una data, elencare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata e il numero totale di trip in arrivo nella stessa data. Questo è semplicemente un esercizio di riscaldamento, leggiamo i dati, contiamoli. Le stazioni, vabbè, devono essere elencate in ordine di latitudine, partendo da nord andando verso sud, e nel caso in cui nella data selezionata non siano presenti dei trip, indicarlo come un messaggio di errore. E questo, vabbè, facile. Facciamo due metodi del DAO, scriviamo solo dei dati e li contiamo, serve semplicemente per farci i metodi che ci servono per il punto successivo. Ma nel punto successivo invece ci chiede di fare una simulazione. E dice, noi abbiamo le stazioni, ok? Quelle sono installate. Dato il traffico che c'è, quante biciclette devo avere e quante ne devo mettere in ogni stazione? Cioè, se io in una stazione al mattino la riempio di biciclette, piena, c'è il rischio che qualcuno che voglia lasciare la bicicletta lì non può perché è già piena. Quindi nessuna stazione deve essere mai piena, perché impedisce a persone di posare la bicicletta lì. E viceversa, nessuna stazione dovrebbe essere vuota. Quindi è un problema, diciamo così, non banale, decidere al mattino, supponiamo che durante la notte vengano ribilanciate le cose, ma che al mattino quante biciclette per ogni stazione devo far trovare ai miei clienti, in modo da minimizzare il rischio che un cliente vada lì per prendere una bicicletta e non la trovi, oppure vada lì per posarla e sia già tutto pieno. Allora questo lo facciamo attraverso un algoritmo di simulazione, per capire come vanno le cose. Simuliamo con dei dati reali una diverse disponibilità di biciclette nelle stazioni. Allora, se siamo responsabili del servizio e vogliamo valutare attraverso una simulazione il bilanciamento ottimale dei posti disponibili, la data inserita rappresenta il giorno da simulare, quindi mettiamoci in quel giorno e vediamo cosa sarebbe successo se in quel giorno, tale giorno deve essere feriale, perché magari il giorno, abbiamo deciso che i giorni critici sono solo quelli feriali, sabato e domenica non ci interessano, altrimenti la simulazione non deve essere effettuata. Si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al K% della loro capienza massima. Questa è una semplificazione enorme. No? Perché al mattino uno presume che le stazioni, per dire, vicino ai luoghi d'arrivo delle persone, che sono vicino alla stazione ferroviaria, debbano essere piene, mentre invece quelle che sono vicino all'università devono essere vuote.
perché le persone al mattino vanno dalla stazione all'università e alla sera sarà il livello viceversa. Quindi la configurazione ideale di sicuro non è quella in cui tutte le stazioni sono al 50% o al 60% o al 70%, ma tutte alla stessa percentuale. Ci saranno alcune stazioni che sarebbe opportuno che al mattino fossero quasi piene e altre che fossero quasi vuote. Si potrebbe simulare, in questo caso ci fa simulare una cosa più semplice. Facciamo finta che tutte le stazioni siano in qualche modo uniformi, siano equivalenti, e le carichiamo tutte al mattino con lo stesso fattore di carico, cioè la percentuale di biciclette presenti. K è un valore da 0 a 100 e si simula che ciascuna stazione siano piene al K% della loro capienza massima. Quindi una stazione che abbia capienza massima, dov'era? Che adesso la prima ha capienza massima 27, quindi se la carico al 50% avrà 13 biciclette parcheggiate al mattino e 14 posti vuoti, e questo va bene per tutte. Quindi al mattino ho una situazione di partenza in cui, che so, alle 3 del mattino nessuno prende le biciclette, io le distribuisco le biciclette in questo modo. Poi cominciano ad arrivare gli utenti e si fanno i giri che vogliono fare. Si simuli il traffico di biciclette tra le varie stazioni, senza tener conto dell'identificativo della bicicletta, non interessa quale bicicletta è, ma interessa le persone da dove vogliono andare, da dove a dove. Quindi la domanda di servizio che ho sul mio sistema qual è? Sono gli spostamenti che le persone vogliono fare. Me li sto inventando? No, li sto prendendo da dati storici. So che in un giorno analogo le persone si sono effettivamente spostate in questo modo. Quindi simuliamo in condizioni diverse come si potrebbero spostare, ma tenendo traccia solamente l'occupazione delle varie stazioni. Quindi devo sapere non quale bici, ma quante ce ne sono. Le bici per me sono indifferenti, intercambiabili. Il simulatore deve calcolare due parametri, e questi parametri dipenderanno in funzione della data specificata, a seconda del giorno che scelgo, ovviamente avrò comportamenti delle persone diverse, e dal valore di K, del fattore di riempimento iniziale. Il numero di questi due valori sono il numero di prese mancate, cioè il trip in cui una persona vorrebbe partire da quella stazione, ma in quel momento in quella stazione ci sono zero biciclette. E i trip e invece il numero di ritorni mancati, cioè il numero di volte in cui una persona vorrebbe posare la bicicletta in quella stazione, perché storicamente abbiamo quel trip che termina in quella stazione, ma in quel momento quella stazione è piena e quindi non può consegnare. Allora, il nostro servizio ideale è un servizio in cui entrambi questi parametri sono a zero, cioè nessun utente è rimasto senza bicicletta quando la voleva, nessun utente ha trovato difficoltà nel restituirla quando la voleva restituire. Qualunque numero diverso da zero è un peggioramento del servizio, combinato ovviamente col fattore K, che più è alto K più il servizio mi costa, perché vuol dire che sono le biciclette che devo comprare. Quindi l'ideale sarebbe avere un K piccolo e questi due numeri pari più possibile a zero, o più vicino possibile a zero. Poi ho provato a fare un po' di simulazione, non sono mai riuscito a ottenere un zero, questo lo scopriamo poi insieme, perché l'ipotesi di avere un fattore di carico costante su tutte non permette di supportare quel traffico. Quindi, teniamo presente che lo zero si può ottenere in qualche modo, con qualche configurazione iniziale, perché i trip che vediamo sono trip che sono stati effettivamente fatti, quindi qualcuno li ha fatti in quella giornata con la bici l'ha presa e l'ha posata, quindi lo poteva fare con una configurazione iniziale che però noi non conosciamo e ne stiamo simulando qualcuna. Ok, questo qui è il lavoretto che dobbiamo farci, tra cominciando oggi e vediamo se riusciamo a terminare o no, o terminiamo oggi e terminiamo lunedì. Allora, io a livello di progetto Java parto da un semilavorato e parto da un'interfaccia di questo genere. No? In cui essenzialmente ho già definito un elemento di tipo date picker per scegliere una data,
in cui l'utente può selezionare una data e schiacciando il bottone conta trip di fatto esegue la richiesta del primo punto dell'esercizio, cioè contare il numero di trip che partono da ciascuna stazione, quindi stazione per stazione in quella data, e arrivano stazione per stazione in quella data. E poi c'è la parte interessante, è il bottone simula, che lancia la simulazione impostando un fattore di carico K, che qui ho fatto impostare attraverso un elemento slider, piuttosto che non dover scrivere il numero a manina. Ok? Allora, partiamo da questo, se vogliamo. Se qualcuno lo vede su GitHub, c'è già esattamente questo progetto da cui sto partendo adesso. Tanto per familiarizzarci, vediamo che questo oggetto qua si chiama, a livello di codice, dov'è questo qui? Si chiama PickData, lo vediamo. Questo oggetto qua si chiama slider K, lo slider che mi imposta il valore di K. Questi due bottoni eseguono delle azioni che si chiamano, tanta fantasia, doContaTrip e doSimula dentro il controller. Ok? Allora, io ho già inizializzato il controller col copia e incolla che non fa nulla, e costruiamo questo progetto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è definire due oggetti, no? Station e trip, che modellino il database. Io anche qua ve l'ho risparmiato la noia di farli, e li ho già creati in questo progetto. Quindi l'oggetto station contiene esattamente i campi della tabella station, secondo le solite regole, campi privati, col costruttore che li richiede tutti, getter e setter, hash code equals, no, la vita di un oggetto Java. Ecco, l'unica cosa che vale la pena di notare è che la data di installazione, che poi noi non usiamo, non ci serve in questo esercizio, l'ho dichiarata come local date, java.time.localdate, e non come java util date o altro. Perché local date? Ma perché se vado a vedere nel database, dentro station, innanzitutto è un campo di tipo date, pardon, solo la data, non ha i minuti e i secondi. Infatti anche nei dati lo vedo, che viene visualizzata solamente la data di installazione, non l'ora di installazione. Quindi a livello di Java mi serve un oggetto local date, non un date time, non un oggetto tipo local date time. Per il resto non c'è nulla di più intelligente in questo oggetto. Analogamente l'oggetto trip ha qualche campo in più, l'id del trip, la durata, stazione di partenza come intero come stringa, stazione di arrivo come intero come stringa, il numero di bici e gli altri dati sul cliente. E poi ci sono l'orario di partenza e l'orario di arrivo, che questa volta sono dei local date time, perché hanno sia la componente data sia la componente ora. Se andiamo a vedere il database sui trip, vediamo che questi sono dichiarati come date time in MySQL, che è corrispondente al timestamp delle SQL standard, e effettivamente contengono sia la data che l'ora, come abbiamo visto prima. Quindi lo dichiaro come local date time. E poi, vabbè, ho i soliti metodi generati automaticamente. Questo è il punto di partenza. Adesso, cosa dobbiamo fare? Beh, il punto 1 ci dice trova tutte le stazioni, e per ciascuna stazione, dato il giorno, per ciascuna stazione trova quanti trip partono e quanti trip arrivano in quel giorno in una determinata stazione. Allora, la prima cosa che devo fare è leggere quali sono le stazioni. Allora, anche qui metodo stupido, ve lo faccio già vedere. Guardiamo insieme le parti facili già fatte, poi facciamo insieme quelle difficili.
Allora, qui ho un metodo del DAO, che ho chiamato getAllStations, che costruisce una ArrayList di station leggendo essenzialmente tutta la tabella station. Quindi niente, non c'è intelligenza qua sopra. Esegue la query, seleziona tutte le stazioni e le metti semplicemente in questa lista. Qui ho un metodo di utilità chiamato buildStation, che prende il result set e mi restituisce l'oggetto station nuovo, chiamando il costruttore. Il buildStation è solo qua sopra. Ecco, l'unica cosa, visto che parliamo di date, da osservare sul metodo buildStation è che l'oggetto station dentro ha un campo local date, giusto? La data di installazione. Quando io faccio la query, select asterisco, mi dà la colonna installation che è di tipo date. Il metodo che uso per estrarlo è un getDate, e il getDate mi restituisce un oggetto di tipo java.sql.date. Qui non c'è scritto, è scritto solamente date come tipo di ritorno, ma in realtà è un date dentro JavaSQL, non è Java util date. Quindi questa chiamata fino a qui mi restituisce un oggetto JavaSQLDate, che non è per sua natura compatibile con localDate, ma il metodo .toLocalDate, che è un metodo che è stato, dicevamo prima, aggiunto in Java 8 all'oggetto JavaSQLDate, mi restituisce in java.kind.localDate. Quindi l'unica modifica che faccio è questa. Se vedete, l'esistenza dei tipi di dati java.sql praticamente qua non c'è. Cioè, esiste per una frazioncina di secondo dopo che è stata estratta la database, subito prima e immediatamente dopo viene convertita in un local date, il quale va a finire nell'oggetto. Ok, e quindi questo è il mio metodo getAllStations. Volendo, per simmetria, potremmo vedere come è fatto un metodo getAllTrips, che in realtà non ci serve, ma dove è solo per vedere il trattamento diverso che ho sulle trip. Le trip hanno dei dati di tipo dateTime, e quindi per estrarre un tipo dateTime devo chiamare il metodo getTimestamp in Java, in JDBC. Infatti il mio metodo buildTrip, per estrarre lo startDate e l'endDate, chiama getTimestamp. Ricordiamoci, in JDBC ci sono i tre metodi: getDate, getTime e getTimestamp, che servono per estrarre dati di tipo date o di tipo time o di tipo dateTime barra timestamp SQL. Quindi sia dateTime SQL, anzi MySQL, sia timestamp MySQL, per leggerli in Java devo chiamare il metodo getTimestamp. Non esiste un metodo getTimeDate, dateTime, non c'è, si chiama timestamp. Pur chiamandosi timestamp, restituisce un oggetto di tipo java.sql.timestamp. java.sql.timestamp, che è una sottoclasse di date con tutto, ma io questo java.sql.timestamp lo converto immediatamente a un local date time, perché la componente data la componente ora, subito. Ok? Così dentro il mio oggetto trip ho semplicemente un oggetto local date time, che è molto più semplice da usare. Allora, a partire da questo possiamo cominciare a costruire le varie funzioni che ci servono. Allora, il primo metodo che dovranno chiamare gli utenti sarà questo doContaTrip, in cui, diceva il testo, seleziona una data e poi per ogni stazione conta il numero di trip in partenza. Allora, selezionare una data cosa vuol dire? Vuol dire andare a prendere la data da qui, da questo datePicker. L'oggetto datePicker forse non abbiamo usato, non ricordo. Quando lo apro, o posso scrivere la data qua direttamente, oppure lo posso, quando clicco su quel calendarietto,
si apre e mi permette di selezionare la data che voglio. Poi questa data io la posso interrogare come? Dal mio codice Java. Andiamo a vedere dai ticker chi è, che cosa fa. Io mi sono salvato la pagina di documentazione di dei ticker e ha un oggetto value che è di tipo the value property represent the country selected local date. Quindi questo oggetto qui, facendo parte di JavaFX 8, si è già aggiornato ai tipi di java.time e mi restituisce già un oggetto di tipo local date, come piace a me. Quindi questo oggetto calendario fa lui la conversione, fa lui il controllo di stringhe, non mettiamoci a prendere la stringa e poi cercare di parsificarla, lo fa già tutto lui, ma quindi non tocchiamo le cose sporche. Permette all'utente di inserire una data sotto forma di testo oppure di selezionare il calendario, quindi l'utente può anche scrivere a mano la data se vuole, no? Questa data qua che avevamo scritto prima, 3/5/2016, la potrei anche scrivere io a mano, oggi è il 23/5/2016, me la rende valida. Se io provassi a scrivere 43, probabilmente quando lo vado a leggere mi dà un'eccezione. È oggi. Ok. Allora, la prima operazione era chiedo la data di oggi uguale, si chiamava picker date, se non sbaglio, quell'oggetto lì, pick data, punto get value. Qui leggo il dato che ha inserito l'utente, local date, lo pesco da java.time. E adesso chiederò semplicemente al modello, caro modello, dimmi le statistiche di quel giorno. Modello che non ho ancora, me lo devo costruire ovviamente. Le statistiche cosa sono? Beh, sono di fatto una serie di valori, stazione, trip in partenza, trip in arrivo, stazione, trip in partenza, trip in arrivo per quella stazione. Quindi possiamo definirci magari una classe statistiche che contenga queste tre informazioni. E poi verranno restituite da qua. Quindi qui immaginiamo, per ora lo scriviamo, ma poi dobbiamo implementarlo, una lista di station stats, statistiche di stazione, stats uguale model.calculStats sulla data. Chiamiamolo day, scusate, è più facile, non confondere con data, date. E questa cosa qua la dobbiamo visualizzare. Quindi il nostro primo compito, alla fine del livello del modello, è implementare un metodo di questo genere. E poi qua facciamo tra un attimo, visualizza le statistiche. Ok? Allora, lavoriamo nel modello che in questo progetto qui non c'è ancora. Cosa dovrà avere il modello? Beh, sicuramente il modello ha bisogno di ricordarsi le stazioni. Quindi l'elenco delle stazioni, l'elenco delle stazioni è facile da ottenere perché abbiamo già il metodo del DAO che le interroga. Poi vediamo cosa ci serve man mano.
Questo lo metto come variabile del modello perché una volta che l'ho letto, quello non cambierà più, quindi non lo vado a rileggere ogni volta, lo leggo la prima volta e poi basta. Quindi diciamo inserisco null e poi posso fare un metodo semplicemente getStations che se l'ho già letto ritorna semplicemente quello, altrimenti lo vado a leggere dal DAO. Quindi Babs, si chiama Babs DAO, questo oggetto qui, uguale DAO.getAllStations. Quindi ogni volta che ho bisogno di usare e poi return ogni volta che ho bisogno di usare l'elenco delle stazioni posso chiamare il metodo pubblico del DAO e del modello getStations, il quale si occuperà la prima volta che viene chiamato di fare effettivamente la query nel database, l'altra volta semplicemente di restituire la collection che c'è già per evitare query inutili e ripetute con sempre lo stesso risultato. Poi mi serve, devo implementare questo metodo che ho ipotizzato di avere, calcola stats, nel modello. Quindi dovrò avere un metodo calcola stats che riceve una local date e restituisce una lista di oggetti immaginari, però immaginari, adesso devo fare statistiche. Local date è facile da mettere a posto, basta importare java.time. Station stats è un oggetto che volevo creare. Station stats per me è un semplice oggetto che contiene le statistiche che sto calcolando. L'oggetto, diciamo, usa e getta, mi serve solamente per questa query. Perché altrimenti non saprei come restituirle queste cose. Potrei avere un array di interi e poi i nomi delle stazioni, poi, però per metterli insieme dovrei confidare sul fatto che l'ordine sia lo stesso, mi sembra un po' una schifezza. No? Mi serve un elenco di cose che sono fatte da tre campi, la stazione, il numero di trip di partenza e il numero di trip in arrivo, fine, costruiamoci un oggetto fatto così. Quindi avrà tre campi, il primo si chiama station, il secondo è un intero trip leaving, com'è che si chiama la tabella? Scusate. Trip started, il numero di trip che sono partiti da lì e il numero di trip che sono finiti, ended, in quella stazione. E quindi andiamo a generare il suo costruttore, generiamo il getResetter e abbiamo finito. Poi mi sono dimenticato di scrivere private qua davanti. Quindi io la cosa più semplice che posso fare è popolare questa tabella statistiche stazione per stazione. La cosa, diciamo così, prima otteniamo qualcosa che eventualmente funzioni, poi se vogliamo proviamo a ottimizzarlo. Quante sono le stazioni? Sono 70.
quante righe sono, qua, no, aspetta, questo è il trip station, sono 71 stazioni, quindi non me frega niente dell'efficienza, se da fare 70 query anche se sono poco efficienti va bene lo stesso, non sono 70.000 in questo caso. Ciò che cresce col tempo è il numero di trip, non è il numero di stazioni, cresce molto poco. Quindi per il momento penso a una soluzione semplice, non mi preoccupo di renderla più efficiente. Okay? Quindi posso pensare che dunque mi creo una lista di stazioni qua, il new array list di questa cosa qua, e va bene, util. E poi stazione per stazione chiedo al database dimmi quanti trip partono e quanti arrivano. Quindi for stazione S in stations get stations, così siamo sicuri che se per caso non avessimo già chiamato ce lo chiamiamo, non ci serve la query. Creiamo un nuovo oggetto, vabbè no, lo facciamo dopo. Abbiamo la stazione S e dobbiamo calcolarci ad esempio i trip started. Come facciamo? Le chiediamo al DAO, quindi istanziamoci una copia del DAO qui per noi e chiediamo al DAO get trip started, chiamiamolo addirittura count, perché non voglio avere i trip, voglio sapere quanti sono, dalla stazione S. E poi posso fare la stessa cosa con i trip terminati, e a questo punto posso semplicemente creare un nuovo oggetto station stats uguale new station stats in cui ti passo la stazione che è S e trip start e trip ended sono i due numeri che ho fatto calcolare al DAO. Ho sbagliato con station station, c'è un S di trip. E a questo punto semplicemente stats.add di chiamata st, devo fare una riga sola e alla fine semplicemente ritorno ricordiamo sempre, in prima battuta cerchiamo di fare cose semplici, non complicarci troppo la vita. Questo è il modo più semplice che mi viene in mente. Mi serve un dato, lo chiedo al DAO. Mi serve un altro dato, lo chiedo al DAO. Certamente sto facendo tante query, ma sono sicuro di arrivare al risultato facilmente senza perdermi, senza infognarmi, in cose complicate. Se poi vedete che è più complicato, allora cercherò di ottimizzarlo eventualmente. Adesso devo semplicemente implementare questi due metodi, semplicemente per modo di dire, implementare questi due metodi all'interno del DAO. Count trip started, che ricevono una station e restituiscono un intero. Allora andiamo a prendere il DAO, andiamo a get all station, get all trips e aggiungiamo public int count trip started di perché questa cosa di station S. Non basta la stazione, mi accorgo adesso, mi serve anche la data, se non lo sapete
tutti i trip che partono, tutti i trip che partono in quel giorno, quindi devo anche aggiungere un local date day e aggiungerò anche nel chiamante, non mi era venuto in mente prima. Quanti partono da questa stazione in questo giorno? Allora, quanti partono da questa stazione in questo giorno è facile fare con una query, basta andare a chiedere, supponiamo che la stazione sia la stazione 12, allora basta andare a chiedere nella tabella trip select count from trip where, vabbè, la stazione di partenza è 12, quindi abbiamo detto che si chiama start terminal uguale 12, and la data è, che ne so, 15 settembre, però noi non possiamo mettere start date uguale. Allora, qui le date le scriviamo, adesso stiamo facendo una query a mano, le dobbiamo scrivere in sintassi ISO, quindi 15 settembre 2013, 2013, 09, 15. Se faccio questo, probabilmente mi dà 0 come risultato, nonostante il 15 settembre 2013 presumo che ci siano. Qui non le vedo perché... Ma perché? Ma perché la colonna start date contiene data e ora. Questa uguaglianza dice la data di partenza è uguale al 15 settembre 2013 esattamente mezzanotte in punto, perché non essendoci l'ora, quando faccio un confronto con date time, i secondi, ora, minuti e secondi sono messi a zero. Allora io quello che voglio fare è confrontare lo start date, la parte data dello start date con il 15 settembre. Come si fa? Beh. Si prende Google e si scrive SQL date from date time. Si va a vedere se c'è una qualche funzione SQL 2008, non mi piace, andiamo a cercare, mettiamo MySQL, addirittura c'è la fonte nell'ordine di importanza, se trovate la documentazione ufficiale è sempre meglio, insomma. Date and time function, ce n'è una che si chiama date, che dice extract the date part of a date or date time expression. Quindi è una funzione SQL in cui dico al database estrai dalla start date solamente questa, date, e confrontala con la data che ti ho dato, che ti ho specificato. In questo caso ce ne sono due. Ok, c'era una cosa che non sapevo fare, non a caso all'esame vi lascio usare internet, sono andato a cercare e in 30 secondi ho trovato una soluzione. Poi magari non ci metto 30 secondi, ci metto 3 minuti, ma vi assicuro, se provate a farlo a mano, dico, ma allora cosa faccio? Devo prendere... Ho visto persone che l'anno scorso facevano start date maggiore o uguale di 2013 09 15 00 00 00 and minore o uguale di 23 59 59. Dopodiché questo lo scrivi a mano, quando devi creare quei due istanti di tempo in Java, sudi, no? Allora, cerchiamo sempre di investire un po' di tempo e un po' di lucidità, no? Nel trovare una soluzione semplice quando si può, non sempre c'è semplice, ma perlomeno lineare, perlomeno comprensibile. Okay?
lo dico per esperienza, no? Agli esami ho visto persone perdere un'ora dietro una cosa che richiedeva il primo risultato o il secondo risultato di Google facendo una ricerca giusta. Non serve scaltabellare sulle slide o altre cose, perché c'è sempre, noi mettiamo sempre qualche cosina, sia all'esercitazione l'avrete visto, sia all'esame qualche cosina che non è esattamente la copia di quello che avevamo fatto prima, perché è normale, cioè poi salta fuori in quel problema, ti serve quell'operazione lì, non è che le puoi vedere tutte prima. Ok, allora questo è il tipo di query che mi può andare bene, dove ho due parametri, chiaramente sono la stazione e la data. Occhio, qua sembra una stringa sta roba qui, ma non è una stringa per noi. Lì dentro gli iniettiamo un oggetto di tipo data. Dobbiamo iniettare un oggetto di tipo java.sql.date, non timestamp, perché sennò avrebbe anche i secondi e ci frega. Ok, allora prendiamo questa query qui, la linearizziamo, copia, e andiamo giù di DAO per fare questo metodo. Quindi string SQL uguale sta roba qui, chiuso le virgolette, punto e virgola, dove al posto di questa data ovviamente ci metto un parametro, plaf, e al posto della stazione di partenza ovviamente ci metto un parametro, punto interrogativo. Quindi from trigger station start terminal uguale start date uguale. A questo punto, solito lavoro che faccio sempre, creo la DB connection eccetera eccetera, no? Connection con uguale DB connect punto get connection, prepare statement uguale connection.prepare statement di questa stringa SQL javas.st. Qui c'è un javas di eccezioni, anche qua dentro poi devo impostare questo statement prima di essere eseguito a due parametri che devono essere impostati, quindi avrò il primo parametro che è un intero, che è il numero della stazione, start terminal, quindi s.get station id. Scusate, primo parametro 1, get station id. Dai, su, la virgola riesco a metterla. Il secondo parametro è una data, è di tipo date, quindi st.setDate. Il metodo setDate vuole il primo parametro, vabbè, quindi c'è una posizione, c'è la 2, e il secondo parametro vuole un oggetto di tipo date, java.sql.date. Io non ho un oggetto java.sql.date, ho un oggetto localDate. Come faccio a passare da un java.sql.date a un localDate? Ce l'ho qui, ho un local date e voglio convertirlo in un JavaSQL date. Allora, il metodo più veloce è prendere il metodo statico valueOf della classe date, JavaSQL date, e gli passo la local date, mi restituisce una date. Quindi da local date verso date. Questo metodo valueOf è un metodo statico di factory dell'oggetto date, quindi java.sql.date.valueOf.day. Il valueOf richiede una local date. Quindi anche qui l'unico punto in cui effettivamente salta fuori le date di JavaSQL sono proprio quando vado a toccare la query.
Fatto questo lo eseguo. E se va bene, anzi non se va bene, sì, se non è un'eccezione, visto che è un'eccezione di count, conterrà esattamente una riga. Quindi questa riga, devo posizionarmi sulla prima riga, oppure con first o con next è uguale, è una riga sola, quindi devo posizionarmi sulla prima, e poi ritornare il risultato che non è altro che rs.getInt dell'unica colonna che c'è. Indice di colonna che, ricordiamoci, partono da 1, non da 0. Ho messo il numero di colonna perché in realtà il nome della colonna non lo so, è una colonna che si chiama count bar asterisco. Allora, o la rinomino dicendo sound count asterisco as qualche cosa, allora le do un nome esplicito alla colonna, se no visto che ne ho una sola non mi creo troppi problemi, e la indico per numero. E questo è quanto. Dobbiamo poi prendere la cosa analoga per la end started, quindi una cosa del tutto simmetrica in cui vado a leggere la data di arrivo, la data e l'ora di arrivo, anziché la data e l'ora di partenza, e metto a posto il tutto. Se volete lo metto a posto io mentre voi fate l'intervallo, così poi lo vediamo girare quando rientrate tra un quarto d'ora e 20 minuti. Vista ora, se vi fidate.